Siamo al JL Show, vicino alla stazione centrale di Milano. Sono così emozionata. Perché questa donna, io l'ho conosciuta sui social alla fine, su Facebook, un post tira l'altro, un commento tira l'altro. E stamattina ci siamo ritrovate in occasione dell'uscita del suo ultimo libro che si chiama Dimmi che ti amo, di cui poi mi autograferai l'introduzione e io ti autograferò il mio componimento preferito. Ho un sacco di domande da farti e la prima cosa che voglio chiederti è: qual è il sogno di Luciana che questo libro ha portato alla luce? Allora, il sogno è quello di trasformare un sentimento individuale, un sentimento di incanto per la vita individuale, in un messaggio universale. E quindi è proprio quello di sentire se io ho queste parole per l'amore, forse anche qualcun altro sta aspettando queste stesse parole per l'amore, e quindi di creare questo ponte, ed è quello che sta facendo questo libro, dai feedback che mi arrivano. Ok, di togliere la biografia, togliere la narrazione, cercare un messaggio impersonale, universale, atemporale, che parli della bellezza della vita e che realizzi questo paradosso. Quando lo incontriamo, sentiamo di essere veramente noi stessi. Quando siamo lì, ci sentiamo pienamente noi stessi, almeno quello che è accaduto a me. È un sogno non facile, e come dico nella prefazione, ho una pretesa altissima, è un'altissima pretesa che vuole, quella che vuole realizzare Dimmi che ti amo, di trovare questo messaggio che ci unisce tutti. Quindi, come dicevo prima, rinunciando a un soggettivismo, a un punto di vista personale, quanto è possibile. Io, è la mia aspirazione più alta quando scrivo, quando penso all'ALF, all'integrazione emozionale somatica, che sono i miei strumenti per il benessere, cerco di togliere, non so come esprimere bene questo a parole, perché è più un sentimento, il mio punto di vista è vederci dentro l'umanità. Ok, quindi cerchi un linguaggio, anzi, adoperi un linguaggio che possa essere un veicolo di informazioni, d'amore, il veicolo del tuo messaggio che vada a toccare gli spazi comuni dell'anima. Sì, gli spazi comuni in tutti gli esseri umani. Ok, e questi spazi comuni dell'anima, quali sono, Luciana? Per me? Sì. Gli spazi comuni dell'anima sono la mia felicità, è la piena consapevolezza di essere vivo. Questo è il primo spazio che si spalanca, a mio avviso, in un percorso spirituale. La coscienza vitale, e questo è quando capita a ognuno di noi, è l'estasi. Ecco, questo è il primo. E il secondo, che non ben comprendo che la mente voglia trovare un primo, un secondo, ma io sono un po' oltre, e quindi per me è un po' tornare e dentro questa onda c'è lo spazio dell'anima che dice: io voglio incontrare l'altro in questo spazio, non sono sola in questo spazio dell'anima, ci sarà qualcun altro. Allora, se c'è, magari posso usare questo linguaggio e incontrarlo. Quindi è consapevolezza vitale e desiderio, esigenza, immanenza di dividere, di condividere, comunicare questo sentimento ad un'altra persona. E questo è bellissimo. E va oltre chi ho di fronte, quanti anni ha, il sesso, da dove viene. È un linguaggio universale. È un linguaggio umano. Io dico universale, inteso come di tutti gli esseri umani. E quindi è il linguaggio ALF? Per me è il linguaggio ALF, è un linguaggio universale, perché non appartiene a nessuna cultura, non appartiene a nessuna ideologia, non appartiene a nessuna storia individuale. Quando io dico tu sei altezza, tu sei luce, tu sei flusso e eterno d'energia, è un tu essere umano, è un io essere umano, non c'è bisogno di sapere chi sei. Io vedo te e mi specchio nella tua meraviglia di essere umano, io posso dirti tu sei altezza,
tu sei luce, tu sei flusso interiore energia, perché vedo l'essere umano. È un linguaggio universale l'alfa, è il linguaggio universale dell'uomo felice, tra l'altro, quindi dell'uomo che ha il corpo in salute, la mente divertita e il cuore in pace. Buongiorno. Io sto salutando Buongiorno. Una persona, abbiamo già il terzo ospite, una vieni Paolo. Grande persona. Vieni così nella registrazione, rimani. Quanto sì, è bello con la barba. Invitalato per sempre, perché non mi piace l'altro termine BOC. E sono venuto perché c'è un sacco di gente che vuole incontrare Luciana Landolfi. Wow. Quindi... Ecco. Guarda. Oh, che meraviglia. Allora Luciana, io proseguo con le domande perché ho ancora un po' di domande da farti. Se la tua vita è il viaggio dell'eroe, a che punto sei del tuo viaggio? Sono sulla nave, sulla barca, molto divertita da questo viaggio. Mm-hmm. Nel libro, tra l'altro, c'è un pezzo che si intitola Tu vivi a Itaca. Mi sento il gemello o la gemella di Ulisse, che non deve fare tutto sto... La gemella furba di Ulisse, okay, che non deve girare così tanto per rendersi conto. No, guarda, io ho condotto un laboratorio che si intitolava proprio il gemello aperto furbo di Ulisse, che a un certo punto si rende conto di vivere in ogni istante ad Itaca. Quindi è una barca che si chiama Itaca, questo è un tavolino che si chiama Itaca, questo è una sedia che si chiama Itaca, e questo è lo splendido viaggio. Incipit et finis, è il mio inizio, la mia fine e di nuovo. Quindi nel mio viaggio all'eroe sono qui a mettere etichette Itaca ad ogni incontro, ad ogni... Essere a casa ovunque sia. Sì, essere a casa, abitarsi. Quindi io vivo a Itaca. Cos'è per te la bellezza? La bellezza è... ciò che ci serve per guarire dalla sua assenza, e questo è. È bellissimo. Sì. E sì. Perché la vita è bellissima? E che ne so, io resto nella domanda, non voglio risposte. E questo è più legato al libro precedente, ma anche qui lo dico un po', lo scrivo. Non voglio risposte, non mi interessa. La domanda è il viaggio, il senso del viaggio. Sì. E quindi mi chiedo perché la vita è bellissima, mm-hmm. punto di domanda. Mm-hmm. E abbracciando anche il mio amore per le neuroscienze, cosa succede al nostro cervello quando viviamo nella domanda? Che è lì alla ricerca delle risposte. Se gli diamo una risposta, ci fermiamo. Ferma. Diciamo, la vita è bella perché non so, perché questo tavolo è bianco, allora devo rimanere qui, aggrappato a questo tavolo bianco. E invece se mi chiedo perché la vita è bella, perché... tutto è amore, e il mio cervello continua a cercare elementi, suoni, colori, sapori, profumi, letture, braccia che possano rispondere. Cioè, però bisogna essere furbi, ripetere la domanda. Ripetersi la domanda a ogni passo, continuamente. La nostra vita tutta, a mio avviso, è le domande che ci poniamo. E questa è una vita vissuta nella meraviglia. Assolutamente. Nell'estasi quotidiana. Ce lo meritiamo. Cos'è? Perché siamo nati. Fine. Del perché ce lo meritiamo, qui mi do la risposta, così ormai sono nata a posto andare avanti. È proprio nel mio certificato di nascita, quindi sono autorizzata a continuare a cercare, più che cercare a pormi la domanda, così che io rimanga aperta con la mente, con il cuore e corpo ovviamente in salute, il corpo mente in divertita, salute, cuore in pace. Meraviglia. Allora, se avessi saputo subito che quel dolore sarebbe diventato un ricordo, sì, l'avrei trattato all'istante come tale, gli avrei concesso il tenero abbraccio alla memoria, della memoria. Ah, se avessimo sempre in cuore il dono del tempo, che cos'è? È il mio prossimo. Perché il tempo? Il tempo è la nostra. Allora, qui. Non voglio superare Sant'Agostino che diceva so benissimo cosa sia il tempo, ma quando me lo chiedi non lo so più. E quindi do delle suggestioni senza la pretesa di
di dare tutta questa risposta. Allora, intanto io dico che il tempo sono io e che ognuno dovrebbe entrare in questa responsabilità. Il tempo sono io. Anche quando dico il passato, dov'è, no? Se lo cerco, no, non lo trovo. Parlo di me o del futuro o in questo momento. Quindi il tempo sono io. E un'interessante rivoluzione per me linguistica è non definire il tempo in terza persona, ma in prima persona. Io passata, e vedi che quando noi diciamo io passata cade un po' il senso logico, perché se io sono qui non sono io passata. È l'eterno io, presente. Io futuro. No, è più un'esperienza, la mente vuole dire oh, subito voglio capire, ma è un'esperienza fisica il tempo. Io futura, io, il tempo sono io. La seconda riflessione importantissima in tutti i percorsi spirituali, quindi non è che lo invento io, non è che vuole, è quello che il dono del tempo è la morte, è la coscienza, la piena accettazione che questa forma fisica morirà. E questo è uno dei doni più grandi che può chiedere un essere umano, quello di entrare in questa consapevolezza senza aspettare il fatto drammatico, la pena. Che no, è questo. E non è detto che un fatto drammatico dia il dono del tempo alla persona, potrebbe poi sviare, tornare a fingere di essere un immortale. Quando hai questa coscienza e a questa parola morte dai il sorriso e un senso d'amore reciproco e non c'è più questa battaglia, allora si apre il tempo. Allora tutto emerge con il suo senso. Allora ecco perché posso dire io vivo a Itaca, perché posso apprezzare ogni cosa senza necessariamente arrivare ai 5 ultimi minuti della mia vita. Come dicono gli alchimisti, lì tutti si illuminano, anche Pitagora diceva tutti si illuminano, ma è un po' antipatico come aspettare proprio l'ultimo momento, come rendersi conto, certo. Andare in un posto bellissimo, fantastico, entrare nella camera d'albergo, starci una settimana e guardare la valigia, non so se aprirla, non so se chiuderla, non so dove andare, forse la camera non è proprio quella che sognavo, e poi ti bussano, ti dicono l'aereo sta per partire, è un po' non è molto simpatico questo, cioè, è meglio aprire quella porta anche senza aver disfatto la valigia e andare un po' a vedere. Il dono del tempo, un grandissimo dono, e io non distingo più tra addormentati, i risvegliati, ma io vedo che alcuni vivono come degli immortali. E allora sprecano il tempo, sciupano il tuo, si possono preoccupare per 3 ore di qualcosa. che è incredibile, cioè io dico, no? 3 ore di qualcosa, tu dici, ma magari sono veramente degli immortali e hanno questo lusso, io non lo so, non voglio intervenire. Noi morituri, invece, e cominciamo a dire, cosa altro posso fare? Qual è il mio prossimo pensiero? Dice il grandissimo Eckhart Tolle nel pensiero di adesso, nel potere di adesso, quando dice, aspetta un attimo, ma io chiedo alla mia mente, qual è il tuo prossimo pensiero? Questo non mi piace, ne puoi fare miliardi, perché sei fermo lì. Ok. E quindi l'immortale ha questa possibilità di sciupare, perché di fronte all'eternità il morituro. Questo atteggiamento nei riguardi del tempo è influenzato secondo te dal tipo di fede praticata o dal tipo di credo? No. Sì, appunto, relativamente all'aldilà, per cui no. Io dico vabbè, se sono un essere umano eterno, no, e qui deve andare come andrà, poi avrò l'eternità, non è questo. Da cosa è dovuto questo? È un dono, allora, si chiama il dono, spreco, lo spreco è l'illusione della materia in cui noi, qua dovrei tirar fuori Einstein, io amo tantissimo Albert. E chissà, magari da qualche parte, anzi sicuramente ci incroceremo secondo le sue teorie, e l'illusione, lui dice il tempo è un'illusione come tutte le altre, è esattamente come la materia, la fissità della materia, come tutte le altre, ma è un po' più persistente delle altre e più consolatoria delle altre, ci aggrappiamo questo.
È un tema vastissimo, è un tema vastissimo. Io invito all'esercizio di prendere piena consapevolezza del tempo, sempre ridendo, cantando, ringraziando, ovvero non è una riflessione mentale, ma un vivere qualcosa e vedere un po' la differenza tra rimandare una gioia domani che è perduta o viverla nell'immediatezza, rinunciando magari a aver ragione, come io dico, cerca di gioire anche a torto a volte. Io faccio vedere il tuo libro intanto. Dimmi che ti amo. Pubblicità subliminale. È un invito alle recensioni. Cioè, acquistate questo libro, è disponibile su Amazon? Su Amazon, allora, immediatamente sul sito Le Due Torri. Le Due Torri, ok. In qualche settimana anche su Amazon, ma è già possibile ordinarlo su tutte le piattaforme. Su tutte le piattaforme più gettonate che hanno a disposizione libri di questo spessore. Sì. È anche un bel libro corposo perché insomma. Sono 660 inviti alla memoria. Tu sei un essere meraviglioso, se te lo dimentichi io non ci sto bene. Non è meraviglioso incontrare persone che si ricordano di essere meravigliosi in quanto esseri umani. È meraviglioso. E quindi non devono dimostrare niente, guadagnarsi niente. Meraviglioso. Rilassati. Luciana, devo dirti che questo è un punto di partenza per una vita nuova, consapevole, illuminata, diciamo così. Giusto per darle una definizione, ma quanto cammino ci vuole per arrivare a maturare? Un minuto. Ho tutta la vita, non c'è differenza. Dico una cosa importante: non programmiamoci, ci vuole tanto tempo, vi prego. Non programmiamoci. Parlo per me. Non programmiamoci questa cosa, perché è in molti questa idea, dovrò fare. È un millimetro dentro di te. Ok, posso anche fare questa confessione che in questo millimetro ci voglia del tempo terrestre per raggiungerlo, ma sei sempre a un millimetro e a un minuto dalla tua illuminazione. Ok. La prima volta per me è stato la svolta, è stata questa, e la racconto, quindi qualcuno che mi conosce l'ha già sentita. La prima volta in cui, piangendo, nella disperazione più totale, tu riesci a dire con uno sforzo titanico: io non so perché, ma tutto questo è buono per me, andando contro, ma vuol dire incontro, andare contro, e attenzione, andare contro la mente vuol dire incontrarla, non vuol dire andare da un'altra parte. Andare contro dice: io ti vado con dentro questo specchio ed esco dall'altra parte, dico: questo è il mio minuto di vita, allora questo, anche se non so perché, è la cosa migliore che mi possa capitare, in un disegno di cui non vedo la fine. Ecco perché è importante dire: anche se non so ancora perché. Poi si passa dall'altra parte, in un viaggio del tempo continuo, che è lo sguardo del guaritore spirituale, che indipendentemente da ciò che tu gli dici, gli mostri, gli racconti, lui ti guarda e pensa: io ti vedo già felice, io ti vedo già lì, questo è. Allora, il guaritore spirituale siamo noi, è il nostro specchio, quindi avere il coraggio, anche non è facile perché la nostra mente è piena di convinzioni, andare di fronte allo specchio anche quando il nostro volto proprio non manifesta gioia, dire: non chiedermi perché, ma io ti vedo già felice. È un viaggio nel tempo, perché prima o poi quel momento ci sarà, visto che l'attimo della morte è l'attimo di massima estasi e di massima gioia che possa provare un corpo, anche se è paradossale da dire, ma è la liberazione di tutta l'energia. Quindi io ti vedo già felice. Ecco che si ricollega a quello che hai letto tu. Ah, se sapessi trattare ogni dolore come se fosse già un ricordo, riuscire a guardarmi e dire: io ti guardo dal punto in cui io sono già felice, perché sono già consapevole di essere vivo. Quanto bisogna fare questo? Non importa quanto, non è una questione di tempo. Tutte le volte che
Il corpo va verso il basso, nella dimenticanza della carnalità della vita. Allora lo riporto qui e dico, tu sei vivo, tu respiri, questo è il tuo cuore, questo è il tuo centro. Porto fisicamente la mano sul mio petto e dico, sei qui, sei vivo. Qui, per fare questo, ci vuole anche molta umiltà, perché l'intelletto ti porta ovunque. Numero 15. Ti porta ovunque. È il componimento numero 15. Sarà la società, sarà... Sei tu dentro il corpo. Dove caspita sta cercando il tempo, l'amore, la gioia, la verità. Dove sarà la verità? Dove sarà? Cerchiamo la verità. Cerchiamo la verità. Cerchiamo la verità. Sarebbe mi stata sa, una delle domande, ma mi non, sa non te la faccio più. Guardate, noi l'abbiamo trovata, è qua sotto. È qua sotto. Sotto la tovaglia. Sotto la sotto tovaglia. Il tavolo. Allora venite in pellegrinaggio sotto il tavolo. Hotel Michelangelo, tutti. Piazzale Luigi non di Savoia, credo. State col vostro corpo, state con lui, toccatelo, abbracciatelo, amatelo e scambiatevi anche queste cose con altri corpi, che è molto bello. Sono felicissima di averti lasciato proprio fluire. Sì. Perché, sì. Perché ci hai aperto il tuo cuore e hai risposto a tutte le altre domande che ti avrei fatto. Ah, è una cosa sì, meravigliosa. E quindi io... Ho il dono della preveggenza, perché io mi vedevo già felice in quelle domande. E questo mi onora moltissimo. Vi vedo già tutti felici, magari non subito, per una questione di linearità illusoria del tempo, ma c'è un già dove siamo già tutti felici. Luciana, realizzeremo un podcast dedicandolo alla spiritualità al di fuori di qualsiasi contesto religioso, teologico, pragmatico, dogmatico, comunque lo vogliate descrivere. Godurioso, un percorso godurioso. Un percorso godurioso lo faremo con Paolo Borzacchiello, quindi sono contentissima, anzi rimando tutti i tuoi follower e i miei del JL Show. Mi scrivono delle cose meravigliose perché i miei amici... connessi con questi mezzi straordinari vogliono che io mi commuova tutti i giorni e mi scrivono delle cose meravigliose. Io vi ringrazio bellissima, esagerate. Luciana Landolfi, esagerano con me. Scrittrice, maestra di ALF, la trovate in Dimmi che ti amo, il manuale di insensata bellezza, e anche Respira come se fossi felice, scritto a quattro mani con Paolo Borzacchiello, in cui proprio si parla della via dell'ALF, che è una via verso la libertà. Eccola qua. Verso. Guarda che qua abbiamo una via e qua abbiamo un'altra via. Quante vie che ci sono? Ci sono 8 miliardi di corpicini che contengono una via. Che meraviglia. Luciana, siamo sì. arrivati proprio sì. Alla, sì. alla fine del nostro appuntamento. Oh, è volato. È volato nella luce, nella gioia, nell'estasi. Che strano, sembrava proprio qualche minuto fa. È vero, e invece è andato così. E il nostro appuntamento è con Paolo Borzacchiello, certo. Nel nostro podcast in cui affronteremo temi bellissimi e che riguardano, attengono nello specifico alla, all'afflato che ogni essere umano sente, sì, vuole sì, elevarsi, sì, vuole volare, sì. E voleremo insieme. Meritiamo okay. Tutto questo. Alla prossima comunque. Ci meritiamo il meglio. Ciao a tutti e grazie Luciana. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.